come granello di senape. Il commento al Vangelo. Una donna impastato di notte crescerà e ti verrà pane benefico nel forno del mio Signore. Si è lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, ascoltiamo il Vangelo secondo Matteo nella 34esima domenica del tempo ordinario, solennità di Cristo Re dell'universo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto ammalato e ti abbiamo dato da mangiare, affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato, straniero, nudo, malato o in carcere, non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno e i giusti invece alla vita eterna. Se ci pensiamo bene, cari fratelli, questo è l'argomento dell'ultimo esame della storia. Concludiamo con questo Vangelo l'anno liturgico. Quest'anno ci siamo intrattenuti sul Vangelo di Matteo. E la festa di Cristo Re propriamente conclude tutto l'anno liturgico, come un giorno concluderà anche l'anno della storia. Ci dobbiamo pensare, dobbiamo riflettere. Fissiamo la figura del protagonista dell'atto solenne e conclusivo della corsa dei secoli. Dice Gesù: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria. Da questo si deve rafforzare il convincimento cristiano. Il mondo non finisce qua giù. Quel verrà costituisce tutta la nostra speranza e la ragione anche del nostro altruismo e la roccia della nostra persuasione e della nostra perseveranza. Il meglio deve ancora venire.
Ecco perché dobbiamo riflettere sull'escatologia, la vita del mondo che verrà. E mi ricordo una storiella raccontatami di una anziana, la quale andò un giorno dal suo parroco e gli disse così: padre, quando io muoio le chiedo una cortesia. Che cosa? Disse il parroco. Sulla mia bara deve mettere un cucchiaino. Il parroco si stralizzò e comunque le domandò: ma mi dica perché? E lei: sa perché? Quando ero bambino e andavamo a pranzo, la mamma ci chiamava a tavola per mangiare, succedeva a volte che davanti al piatto c'era anche un cucchiaino, ed era per me un motivo di grande gioia, perché sapevo che al termine di quel pranzo ci sarebbe stato il dolce. Ecco, sa, io credo nella vita futura. E così questo cucchiaino mi richiama sempre e quella desiderio, quella certezza che ci sarà la vita eterna, di potermi incontrare nella felicità eterna con il Signore. Questo io credo e questo io spero. Mi pare abbastanza significativo questo esempio. E noi lo diciamo ogni qualvolta facciamo la professione di fede, cari fratelli. Io aspetto la vita del mondo che verrà. Un giorno rinascerò e vedrò il volto di Dio. Sant'Ignazio di Antiochia, che è vissuto nel secondo secolo, andando verso il martirio, scriveva ai cristiani di Roma che lo aspettavano. E sapeva che era prigioniero e che sarebbe andato a Roma per consumare il martirio. E Ignazio scrive così, anticipando con questa lettera la sua venuta: io cerco colui che è morto per noi, colui che è risorto. È vicino il momento della mia nascita. Abbiate compassione di me, fratelli. E poi aggiunge esortandoli: non impeditemi di vivere, non vogliate che io muoia. Questa attesa di Gesù, però, chiediamocelo, fa nascere un interrogativo: che cosa ci chiederà quando lo vedremo, quando ci incontreremo con il Signore? Riflettiamoci, perché un giorno certamente saremo dinanzi al cospetto di Dio. Che cosa ci chiederà nostro Signore? Ci confronteremo con il suo amore. Gesù ci risponde con il Vangelo di oggi, raccontandoci la parabola della conclusione e, come dicevo all'inizio, rivelandoci la materia dell'ultimo esame. Saremo tutti interrogati su questa materia. Sarà un esame di carità. Avevo fame e mi hai dato da mangiare. Ero nudo e mi hai vestito. Ero forestiero e mi hai ospitato. Ammalato e in carcere e sei venuto a visitarmi. Ci chiederà: che cosa abbiamo fatto quindi di bene al nostro prossimo? Perché in un altro passo Gesù dirà: non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà di Dio. Non cioè quello che abbiamo promesso, ma che cosa abbiamo mantenuto. Non ci interrogherà neppure sulla fede, ma sulle opere, perché la fede senza le opere, come ci ricorda San Giacomo al capitolo 2, versetto 17, la fede senza le opere è morta. E anche San Paolo ce lo ricorda nella prima lettera ai Corinti:
se possedessi la pienezza della fede così da spostare anche le montagne, ma non avessi la carità, io non sono nulla. Cari fratelli, non basta conoscere Gesù. Occorre anche e soprattutto riconoscerlo nelle nostre famiglie, nella nostra comunità, nell'ambiente di lavoro, negli ammalati, nei sofferenti, negli sfortunati dalla storia della vita. Quando, Signore, ti abbiamo visto affamato, assetato, forestiero? Quando l'avete fatto a uno di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Allora Dio è qui, Dio è vicino, Dio si rende visibile, è nascosto, ma non assente. Mi piace citare Madre Teresa di Calcutta, la quale, dopo avere lavato un povero che era lebbroso, pensiamo, non tutto questo corpo martoriato, alla fine, sapete come se ne esce Madre Teresa di Calcutta dicendo: oggi ho toccato la carne santissima di Gesù. Gesù ci ha consegnato questo comandamento dell'amore. Dopo un anno con Matteo, dicevo, siamo alla conclusione dell'anno liturgico, non possiamo non sapere che la vita cristiana ha un senso soltanto se si vive un amore gratuito e misericordioso verso i piccoli della storia. Il Vangelo chiede di schierarci dalla parte dei poveri, degli ultimi e degli esclusi. Nella solennità di Cristo Re, e auguro di poter fare una bella esperienza di preghiera anche con la partecipazione alla celebrazione eucaristica, Gesù ci ricorda che si identifica con i piccoli. Se lo fate a questi miei fratelli, lo avete fatto a me. Sia lodato Gesù Cristo. Nel tempio del mio Signore.